Ed eccoci qui, cari amici, siamo a questo nostro nuovo appuntamento con questa rubrica che riguarda tutte le nostre creazioni che sono state raccolte attraverso appunto la tipologia dei materiali e dei colori, diciamo così. Sono qui sul nostro stand, il bigiù di Rick, che noi abbiamo utilizzato tempo fa proprio per metterli in vendita in alcuni negozi. Allora, iniziamo. La tipologia di oggi riguarda il colore rosa con sfumature del viola. Questa creazione sicuramente ve la ricorderete, anche perché insomma ha avuto parecchie visualizzazioni, riguardava i magnete fermatenda. Non è la prima volta che noi abbiamo utilizzato i magnete fermatenda, ci sono nella versione fiori e questa volta è una versione in piastra. Questa era una piastra che poteva essere utilizzata sia in orizzontale, quindi come quadrato, che in verticale e quindi assunto la forma di rombo. Sono due magneti laterali, poi c'era questo gioco di catene e questa sfumatura di violaceo anche per quanto riguardava le perline. Sempre sul colore viola, mi ricorda quasi un film questo nome, il colore viola, c'era questo gioco con l'interno dei floppy disk, un po' di latta e la raffia, che sono dei materiali che noi usiamo parecchie volte nelle nostre creazioni. E qui abbiamo fatto questi quadratini e siamo andati poi ad aggiungerli con questi anelli, quadratini che vedevano l'interno color panna, sempre per quanto riguarda la raffia, e l'esterno colore viola. E quadratini ai laterali e poi c'era come ciondolo centrale questa mezzaluna, ed era qui che abbiamo utilizzato la latta, mentre qui era all'interno dei floppy disk, qua invece abbiamo utilizzato proprio la latta, sempre un gioco con la raffia color viola e all'interno una pietra di colore bianco. Due stili differenti ma lo stesso molto importanti come tipologia di collana, l'una sportiva e l'altra un pochino più impegnata. Sempre lo stesso tipo di colorazione e sempre due modelli differenti tra loro, questo un pochino più semplice e l'altro un pochino più impegnato. Iniziamo da questo che vede protagonista questo cordoncino, questo nastrino più che cordoncino, rifinito con queste perline, vedete, sono molto carine. E qui troviamo un gioco di catene, una catena color oro sfaccettato, l'altra color sempre oro mi sembra, adesso no, è color argento, la luce sfalsava un pochino, e poi qua c'è tutto questo gioco di perline dalla sfumatura color rosa, un rosa un pochino più chiaro, un colore panna e qua qualcosa sull'aranciato, però diciamo che il colore predominante è il rosa. Il rosa è anche qua, me ne ero quasi dimenticata, in questi due perline bottoncini, definiamoli così, che sono una rifinitura alla base qua della separazione tra nastrino e collana. Questo era un vecchio orecchino che noi abbiamo utilizzato come piastra centrale per questo gioco di colori, anche qua sfumature di un rosa. Poi certo c'è un rosa un pochino più chiaro, c'è un verdino, un beigiolino, ma il tutto fa da contorno. E poi il protagonista centrale è questo pendolo, anche questo con delle sfumature sul rosa. Ecco un altro gioco di collane e altre sfumature di rosa e di viola, diciamo così. Qui abbiamo un fucsia di queste pietruzze quasi schiacciate, e qui abbiamo fatto anche un gioco con due pietre laterali, vedete bene, di una sfumatura un pochino più chiara. E poi giù abbiamo aggiunto questo cerchio, una collana estiva e sportiva. E questa ve la ricordate? Anche questa faceva parte di uno dei nostri primi video tutorial. È molto semplice, sono delle perline che abbiamo così infilato di nuovo, poi fatto questo gioco di intreccio e ci sono varie sfumature. C'è anche un po' di beigiolino all'interno, vedete, un bianco beige, e poi c'è questa sfumatura di fucsia.
un bel intreccio, è una collana che sembra massiccia ma poi alla fine è leggera da portare al collo e si può adattare benissimo ad ogni outfit. Mille sfumature di viola e di rosa, possiamo anche definirle in questo modo. Qui abbiamo un gioco sempre con un chiaro, è un bianco sporco, quasi un bianco panna, e le perline color rosa. E per questa collana, che poi terminava qua con un pendente, anche questo è un rosa salmone. E vi ricordate qui che gioco c'era su questa collana? Può essere utilizzata in due modi, sia come collana e sia attorcigliata come bracciale. E c'è sempre questa chiusura, questa clips qua, con il pendolo che appunto scende e fa questo gioco anche con il bracciale. Un'altra sfumatura di rosa e un altro gioco con il nastrino, in questo caso un bel fucsia acceso. E qui troviamo il nastrino alla base, appunto al posto della catena, poi un pezzettino di catena e poi c'è questo gioco di perle bianche e di perle rosa, e il colore rosa lo ritroviamo ancora una volta all'interno della catena per questo nastrino che vedete è tutto sbrilluccicoso a questi brillantini. Le nostre sfumature di rosa non sono finite di certo qua, vi ricordate questo ciondolo? Questa era una piastra che abbiamo già acquistato così e noi l'abbiamo riempita con le solite micro perline, come le definisco io. All'interno c'è questo bianco giallognolo e poi tutto intorno c'è questo rosa. No, non vi siete sbagliati, alla collana di prima, ritorno a farvela vedere perché prima mi sono dimenticata, ma c'è un altro abbinamento, sempre di colore e sempre abbinato alla collana. Eccolo qua, è il bracciale, qui troviamo questa pietra particolare con questa sfumatura di rosa abbastanza pallido e poi queste sono le stesse perline di un rosa forte, un fucsia, identiche a quelle della collana. E abbinati ci sono gli orecchini dello stesso colore con le stesse pietre e all'interno abbiamo fatto un gioco con le perle, un gioco tra perle e pietre che si ripercorre nelle altre tipologie delle nostre creazioni. E niente, io spero che anche questo video vi sia piaciuto, lasciate un commento, lasciate un like, passate anche sulla nostra pagina Facebook, è sempre i Bijou di Rick, noi vi aspettiamo, ciao e alla prossima!